abbiamo parlato delle genitori, le quali sono, come dicevo all'inizio della loro presentazione, considerate da noi in teoria dei circuiti delle leggi assiomatiche, cioè li diamo come postulati tanti, e poi se volete la teoria dei circuiti desume tutte le possibili conseguenze di queste leggi. Quindi anzi, da questo punto di vista, la teoria dei circuiti è un ottimo esempio di teoria fisico-matematica, perché può essere impostata in maniera molto molto diversa. Comunque sia, è vero che noi li consideriamo come gli assiomi, ho detto le leggi sono questi, punto. Tuttavia, esse ovviamente hanno una loro giustificazione nella fisica del problema che noi vogliamo analizzare. Non dimentichiamo che noi abbiamo come obiettivo quello di risolvere i circuiti elettrici. Quindi, quello che noi possiamo dire è che le leggi di Kirchhoff impongono dei vincoli che per i circuiti di nostro interesse sono molto ben verificati. Non sono leggi prese così a caso, ma rispecchiano proprio quello che fisicamente avviene nella realtà. Questo perché esprimono, se ci pensate, due concetti fisicamente molto importanti, che sono quelli che già abbiamo ricordato ieri, ovvero la conservatività del campo elettrico, legge di Kirchhoff sulle tensioni, abbiamo già commentato, nei fatti estende ad una rete la conservatività del campo elettrico, che ci dice che su una maglia, su un percorso di flusso, la somma delle tensioni fa zero. No? Così come la legge di Kirchhoff alle correnti esprime per le reti elettriche la solenoidalità della densità di corrente, cioè il fatto che la corrente attraverso una superficie chiusa sia pari a zero, quello che abbiamo imposto quando abbiamo fatto, vi ricordate, diciamo, i primi ragionamenti sulle correnti. Quindi sono leggi assiomatiche ma che hanno un fondamento fisico molto forte. Quindi per questo le consideriamo vere sempre, perché sono vere sempre nei circuiti di nostro interesse. Poi più avanti capiremo anche i loro limiti, capiremo sotto che ipotesi possono essere assunte valide, in che situazioni bisogna stare attenti e così via, però per il momento sono andate bene. Sono leggi topologiche, l'abbiamo già detto, ovvero dipendono dalle proprietà di interconnessione nei vari bipoli, nei vari lati della rete, non dipendono dalla natura dei bipoli in questione. Tanto che esse possono essere formulate, come abbiamo fatto, abbiamo operativamente tirato fuori, possono essere formulate semplicemente guardando il grafo orientato associato ad una rete, ovvero guardando solo esclusivamente le proprietà di interconnessione senza sapere cosa nelle singole scatole ci può essere. Bene. Vi dicevo, la teoria dei circuiti analizza in un certo senso le conseguenze delle leggi di Kirchhoff. E la prima conseguenza della legge di Kirchhoff che noi studiamo è la proprietà, il teorema, diciamo così, il teorema di conservazione delle potenze. Noi lo facciamo a questo livello proprio per sottolineare in maniera molto esplicita e chiara che la conservazione delle potenze, adesso andiamo a annunciare e dimostrare, è una conseguenza immediata e diretta delle leggi di Kirchhoff che non dipende minimamente, quindi come tale, dalla natura del tipo di questione. Alla stessa, diciamo, livello praticamente è un gradino immediatamente sotto a livello di generalità rispetto alle leggi. Allora, enunciamo questo teorema e dimostriamo. Ecco. Allora. Ipotesi. Consideriamo una rete per la quale l'insieme delle correnti, vogliamo i vettore, no? Il vettore di tutte le correnti messe in fila in un vettore colonna, quello che abbiamo usato anche prima, soddisfi le leggi di Kirchhoff alle correnti. Io userò questo acronimo, legge di Kirchhoff alle correnti. L'insieme delle tensioni soddisfa invece le leggi di Kirchhoff alle tensioni. Questa è l'ipotesi. Quindi
cioè non chiediamo null'altro che la validità delle leggi di Newton, alle tensioni e alle correnti. La tesi, la dico a parole, ora scrivo, la tesi di questo teorema di conservazione delle potenze, detto anche teorema di Tendergen, perché scritto così, la tesi è la seguente: la somma delle potenze assorbite da tutti i dipoli della rete è pari a zero. Lo scrivo in fondo. Detto K il kappesimo lato della rete, ok? P as di K è la potenza assorbita dal kappesimo lato della rete, ok? Bene, il teorema afferma che la somma di tutte queste potenze assorbite da tutti i lati della rete è pari a zero. Questo è il teorema di conservazione delle potenze. Ok? Quindi come vedete, massima generalità. Noi chiediamo solo la validità delle leggi. Facciamo la dimostrazione. Benché il teorema sia molto importante, molto generale, la dimostrazione è sorprendentemente semplice. Allora, vediamo che cosa vale questa sommatoria della potenza assorbita da tutti i lati della rete. Allora, supponiamo, per semplicità di notazione, solo il fatto di notazione, di aver fatto la convenzione dell'utilizzatore su tutti i lati della rete. Ok? È solo un fatto di praticità. Se io ho fatto la convenzione dell'utilizzatore su tutti i lati della rete, allora la potenza assorbita, ricordate la definizione data proprio all'inizio della lezione di oggi, la potenza assorbita da un dipolo è pari al prodotto tensione per corrente se faccio la connessione dell'utilizzatore meno tensione per corrente se faccio la connessione dell'utilizzatore e del generatore. Avendo fatto la connessione dell'utilizzatore su tutti i lati, ogni potenza assorbita si scriverà come tensione che chiamo Q per la corrente che chiamo K che interessano il kappesimo lato della rete, d'accordo? Sono tutti segni più perché appunto ho scelto la convenzione utilizzata su tutti i lati. Allora, mi aiuto adesso con il formalismo matriciale. Come posso esprimere matricialmente questa somma di prodotti? Questa è una somma di serie di sarebbe, se lo vogliamo scrivere così, di 1 e 1, più V2 e 2, più VL e 2, no? Fino all'ultimo lato della rete. Questo è il nostro studio. Beh, questo io lo posso scrivere in questi termini. Così, come prodotto riga per colonna, se io metto in un vettore riga tutte le tensioni e in un vettore colonna tutte le correnti e faccio il prodotto riga per colonna, la regola cosa mi dice? Di comune con uno. Più B con 2, con 2, più eccetera eccetera, B con L, esattamente quello che sta scritto qua. Quindi è solamente un modo, diciamo, matriciale più sintetico di scrivere la stessa somma di prodotti. Ora, il vettore delle correnti, il vettore colonna delle correnti, io l'ho chiamato I. Il vettore delle tensioni l'ho chiamato B, ma è un vettore colonna. Io voglio il vettore riga qui per fare, avere le giuste dimensioni. Quindi ci devo mettere il trasposto. Lo devo girare, V è il vettore colonna, qui voglio V trasposto per il vettore riga, ok? Quindi questo è un modo sintetico di scrivere la stessa cosa di prima, ok? Sono tutte catene di coordinanza. Bene, fino ad ora non ho fatto nulla se ci pensate, solamente esplicitato le definizioni. Adesso comincio a sfruttare le ipotesi. La prima ipotesi che sfrutto è che la tensione soddisfa le leggi di Kirchhoff alle tensioni. Ma se è vero questo, possiamo esprimere la tensione, c'è scritto qua, non capo all'apposto, non lo cancellare, in questo modo qui. Ricordate, questo è un modo equivalente di imporre la legge di Kirchhoff alla tensione. Quindi se è vera l'ipotesi che V soddisfa la legge di Kirchhoff alla tensione, è vero anche che V è uguale a trasposto per A. Quindi al posto di V ci metto A
avrà sposto per N. Poi non lo sposto. Ok? L'avete seguito? Benissimo. Il passaggio successivo è il passaggio di algebra. Quando io devo fare il trasposto di un prodotto matriciale, posso fare il prodotto dei trasposti dei singoli pezzi, però scambiandone le posizioni. Cioè, in generale, posso continuare un po'. Scusate, ma se io ho K1 per K2 trasposto, cioè il trasposto del prodotto, devo fare K2 trasposto per K1 trasposto. Se no non mi trovo per l'inizio. Questa è una proprietà del prodotto matriciale. Quindi applico questa proprietà anche qui. Quindi devo scambiare di posto e trasporre entrambi i pezzi. Allora, devo mettere prima E e poi A. Quindi E trasposto e poi A trasposto trasposto. Quindi A. Quindi prima lo prendo, lo giro, lo rigiro e ottengo A. Vedo A. Adesso, altra proprietà del prodotto matriciale, proprietà associativa, invece di fare il trasposto per A per I, posso fare il trasposto per A per I. Mi associo diversamente così. Bene. A questo punto sfrutto l'altra ipotesi che ancora non ho utilizzato, ovvero che la corrente I soddisfa le leggi di Toffale correnti, che si scrive, vabbè, abbiamo cancellato, ma come vi ricordate, A per I uguale 0. Termini matriciali, vi ricordate? Quindi al posto di A per I ci sto 0, quindi abbiamo il trasposto per 0. Ok? Avete seguito? Beh, quando faccio il conto di trasposto per un vettore tutti i numeri, chiaramente fa 0. E questo è veramente il termine matriciale. Qui vedete, la dimostrazione è veramente molto semplice. Proprio due passaggi. Bene. Facciamo alcuni commenti su questo teorema, che ripeto è molto importante, è estremamente generale, è molto importante, viene anche utilizzato molto spesso nella pratica, nel bisogno di esercizi o affrontare problemi, cosa che poi vedete. Quindi diciamo molto. Abbiamo detto che l'unica ipotesi che facciamo è che le correnti soddisfino le leggi di Toffale, ma in realtà le leggi di Toffale sono leggi topologiche, quindi noi prescindiamo completamente dalla natura dei dipoli che stanno dentro la rete per la quale applichiamo questa legge, ma addirittura possiamo andare a un ulteriore livello di astrazione. Consideriamo ad esempio due reti differenti, completamente differenti, una fatta di sole pile e una fatta di sole lampadine, non hanno niente a che vedere l'una con l'altra, che funzionano in maniera completamente differente, che tuttavia abbiano la stessa topologia. Quindi in una c'ho 5 lampadine, in un'altra c'ho 5 pile, collegato allo stesso punto. Poiché la topologia delle due reti è la stessa, le leggi di Kirchhoff si scrivono allo stesso identico modo, nell'una e nell'altra, benché siano reti completamente differenti. Allora, io che posso fare? Posso fare questa cosa strana di prendere le correnti da una delle reti e le tensioni dall'altra delle reti. Cioè due reti, le correnti da una parte e le tensioni da un'altra. Quindi non hanno niente a che vedere l'una con le altre, queste quantità fisicamente. Tuttavia, le leggi topologiche che si rispettano sono esattamente le stesse. Quindi questo teorema funziona esattamente allo stesso modo. Quindi addirittura si conservano anche quelle che noi chiamiamo potenze virtuali, ovvero delle strane quantità che dimensionalmente sono delle potenze, ma che sono il prodotto della tensione in un lato, in un lato di una rete, e della corrente del corrispondente lato dell'altra rete. Quindi non sono fisicamente delle potenze, sono dimensionalmente delle potenze, ma diciamo così mischiate, prendendo tensioni e correnti da reti differenti purché abbiano la stessa topologia. Ebbene, queste potenze virtuali si conservano.
proprio perché questo teorema è massimamente generale e dipende solo e esclusivamente dalla topologia. Poi vedremo, useremo proprio questa conservazione delle potenze virtuali quando faremo delle dimostrazioni più avanti, quindi ci tornerà anche utile questa osservazione, oltre a essere importante dal punto di vista del mondo. Chiaro questa cosa? Ok. Un'altra cosa che vale la pena di sottolineare è un modo, diciamo così, alternativo di formulare questo teorema. Questo posso cancellare, direi. Considerare la rete che abbiamo visto prima, magari la ritorniamo un secondo. Questa qua, la solita rete che abbiamo visto da stamattina. Allora, se io voglio formulare la conservazione delle potenze per questo teorema, scriverò questa uguaglianza è certamente vera, ok? Ammesso che le tensioni correnti soddisfano le leggi. Ok? Bene, adesso prendiamo, suddividiamo, diciamo così, del tutto arbitrariamente, l'insieme dei lati di questa rete in due sottoinsiemi. Il primo, per esempio, fatto da 1, 2 e 4, il secondo fatto da 3 e 5, in maniera completamente arbitraria. E che cosa faccio? Scrivo questa uguaglianza in termini equivalenti in questo modo. Ho portato all'altro membro le potenze assorbite dei dipoli del secondo sottoinsieme. Okay. E ho cambiato il segno. Diciamo, alta matematica. Beh, a questo punto mi ricordo che, continuo a fare lo stesso, meno potenza assorbita è uguale alla potenza erogata, per definizione. E quindi questo. Quindi, io come ho formulato in termini equivalenti la conservazione delle potenze? Invece di dire la somma delle potenze assorbite da tutti i lati della rete è pari a zero, posso dire equivalentemente la somma delle potenze assorbite da un certo sottoinsieme dei lati della rete è uguale alla somma delle potenze erogate dai rimanenti lati della rete. È solo un diverso punto di vista, sto esprimendo esattamente lo stesso concetto. Quindi potremmo usare l'una o l'altra modalità di esprimere il concetto, perché sono chiaramente esattamente la stessa. Oh, ci tengo a dire che questa suddivisione in due sottoinsiemi è assolutamente arbitraria e prescinde completamente da cosa c'è dentro le scatole, quali sono veramente i bidoni. Quindi io non so quale di questi bipoli sta veramente assorbendo potenza e quale dei bipoli sta veramente erogando potenza. Questo poi dipenderà dai segni che queste quantità hanno. Tuttavia, quello che è certo è che il bilancio funziona sempre. Quindi indipendentemente da chi sta assorbendo e chi erogando veramente, poi vedremo, ma già lo sappiamo, per dire la pila è in grado di erogare potenza, la lampadina solo di assorbire potenza. Però indipendentemente da questo, io posso sempre fare questa suddivisione in maniera completamente arbitraria e impostare il bilancio. Ok? Altra cosa che vale la pena di osservare è che la conservazione delle potenze implica anche la conservazione delle energie, se ci pensate. L'energia è integrale delle potenze negli intervalli di tempo, no? Quindi
quindi se si conserva la potenza si conserva anche l'energia su un intervallo fissato. Basta fare l'integrale, il piano di bilancio funziona lo stesso. Bene, quindi questo teorema, teorema di conservazione delle potenze o teorema di Kekkonen, è la prima e immediata conseguenza delle leggi di Kirchhoff che i circuiti devono soddisfare. Per noi appunto sono gli assolti circuiti. Tuttavia, quello che dobbiamo dire è che le leggi di Kirchhoff, pure tutte queste belle proprietà che ci hanno fatto parlare per 2 ore e mezzo, tuttavia non bastano per risolvere una teoria. Cioè tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, purtroppo, non è sufficiente per risolvere una teoria. E ci sono degli ottimi motivi, sia fisici che matematici, per questo sì. Allora, dal punto di vista fisico, lo capiamo immediatamente. Abbiamo ripetuto fino alla noia o al disgusto, secondo il punto di vista, che le leggi di Kirchhoff non dipendono dalla natura dei dipoli in questione. È mai possibile che la soluzione di un circuito non dipenda dai dipoli della rete, della natura dei dipoli? Ovviamente è impossibile. La soluzione dovrà dipendere se io ci metto la scatola piena o la lampadina. Quindi per forza non basterà scrivere leggi solo topologiche per risolvere il problema. Quindi il motivo fisico è chiaro. Il motivo matematico è altrettanto chiaro. E lo vediamo qui. Allora, le leggi di Kirchhoff, attenzione, diciamo le correnti, seguiamo l'ordine naturale delle cose. Abbiamo detto si scrivono matricialmente in questi termini, A per I uguale a 0, no? A è la matrice di incidenza ridotta, bla bla bla. E abbiamo detto, quasi dimostrato, che possiamo scrivere n-1 equazioni linearmente indipendenti. Leggi di Kirchhoff alle tensioni si scrivono, abbiamo visto, in questo modo, dove la matrice B è la matrice incidenza maglia lato costruita con l'albero e coalbero, come abbiamo discusso nel dettaglio precedente. B è il vettore delle tensioni. E abbiamo visto che con i ragionamenti di albero e coalbero noi siamo in grado di scrivere un numero di equazioni linearmente indipendenti alle tensioni pari a questa quantità L meno parentesi N meno 1. Abbiamo dimostrato che lo fanno in albero e coalbero. In totale, quanto fa? L. In totale, le leggi di Kirchhoff mi permettono di scrivere L equazioni. Ma le incognite quante sono? Sono 2L incognite. Perché ci sono L correnti e L tensioni. Quindi, le leggi di Kirchhoff mi consentono di scrivere un numero di equazioni che è la metà di quelle che servono. Cartesio ci insegna che per sperare di risolvere un problema occorrono almeno tante equazioni quante sono le incognite. Poi, il problema dell'esistenza unicità della soluzione è un altro problema, ma se non ne scriviamo tante quante sono le equazioni, certamente non potremo risolvere un problema. Quindi, le leggi di Kirchhoff non ci bastano, dobbiamo aggiungere qualcosa. Che cosa dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere, lo dicevamo prima, dal punto di vista fisico, cosa c'è dentro le scatole. Dobbiamo descrivere la natura degli oggetti che stiamo connettendo a fare il circuito. Questa informazione è contenuta nelle caratteristiche dei dipoli, che fino ad ora, vedete, non erano mai entrate in gioco. Tutto quello che abbiamo detto fino ad ora era esclusivamente topologico. Ora cominciano a entrare in gioco invece i dipoli della rete. Quello che dobbiamo aggiungere sono le caratteristiche. Allora, per il cappesimo dipolo noi scriveremo, vi ricordate, un legame tra tensione e corrente di questo tipo. Ok?
possiamo scrivere tante caratteristiche quanti sono i dipoli. Quindi in generale faremo una funzione f vettoriale che coinvolge il vettore delle tensioni e il vettore delle correnti. Questo per k che va da 1 a l, ovvero sinteticamente questo. D'accordo? Abbiamo detto sono esattamente l. Quindi l leggi di Kirchhoff alle tensioni e alle correnti, l caratteristiche, totale 2l equazioni. Poi vi faccio dare questo, si mantengo diciamo unitariamente. Due L equazioni, due L incontri. Questo è il modello matematico dei circuiti che noi risolveremo. Ecco. Quindi quello che ci dovremo affrontare è la risoluzione di questo tipo di equazioni. Allora, la prima cosa che vi voglio far osservare è la seguente. Se io formulo la legge di Kirchhoff alle tensioni usando i potenziali nodali, abbiamo visto è un modo alternativo, no? di formulare la legge di Kirchhoff alle tensioni. Quindi avrò A per I uguale 0, invece scrivere B per B uguale 0, equivalentemente posso scrivere B uguale a trasposto per A. E poi le caratteristiche F in B uguale 0. Quindi equivalentemente posso formulare il modello matematico delle reti in questo modo, in cui ho usato la modalità alternativa di formulare la legge di equazione. Facciamo il calcolo delle equazioni, vediamo un po'. Allora, queste ne sono n-1 come prima, queste ne sono n come prima, non ci piove. Quante sono queste equazioni? Sono tante quante sono là, cioè io ho un'equazione per ogni tensione. Ogni tensione B con 1, B con 2, B con L è espressa in termini di equazione, quindi sono L equazioni. Totale 2L più N meno 1 equazioni. Che succede? Abbiamo scritto troppe equazioni. Prima ne scriviamo 2L, adesso ne scriviamo 2L più N meno 1. Allora non sono veramente equivalenti questo modo di formulare le leggi di Kirchhoff alle tensioni. Come ne usciamo? Qualcuno ha qualche idea brillante? Le equazioni sono 2L più N meno 1, non ci piove. Su questo diciamo, non c'è dubbio. Ma quante sono le equazioni incontri? No? Perché sono L correnti, L tensioni, n-1 potenziali nodali. Ci sono anche potenziali nodali per fare il calcolo, nessuno ce li dà. Quindi le incognite sono 2l più n-1, così come l'equazione. Quindi è vero che scriviamo più equazioni, ma scriviamo anche più incognite, perché introduciamo come nuove incognite i potenziali nodali. Quindi alla fine il conto torna sempre. Il modello matematico è sempre autoconsistente, nel senso che scriviamo sempre tante equazioni quante sono le incognite. Ritorniamo qui, atteso che c'è equivalenza alla fine, possiamo usare l'uno un altro approccio, fissiamoci su questo qui per fissare le idee. Allora, prima osservazione molto importante. La natura dei dipoli entra solo ed esclusivamente nelle caratteristiche. La conseguenza immediata è che due dipoli che hanno la stessa caratteristica, cioè lo stesso legame tra tensione e corrente, danno luogo allo stesso identico modello matematico. In altri termini, sono indistinguibili tra di loro.
Quindi se io ho due scatole molto diverse tra loro, una grande come questa stanza e una che mi ha utilizzato su un circuito elettronico, ma che hanno la stessa caratteristica, sono, diciamo, lo stesso bipolo dal punto di vista della teoria dei circuiti, sono indistinguibili, anche se fisicamente sono oggetti molto differenti. Questo, diciamo, lato fisico. Lato matematico, quello che possiamo dire è che possiamo tranquillamente sostituire bipoli con la stessa caratteristica senza alterare minimamente il modello matematico. Quindi c'è una sorta di principio di equivalenza, se volete. Cioè, due bipoli che hanno la stessa caratteristica sono equivalenti nel senso che danno luogo esattamente allo stesso modello matematico della linea, cioè sono indistinguibili dal nostro punto di vista. Quindi è possibile sostituirli l'uno all'altro senza cambiare di una virgola la soluzione della linea. Ok? Quindi teniamo sempre a mente, noi lo useremo molto spesso questo principio di equivalenza. Cioè due bipoli con la stessa caratteristica sono intercambiabili, sono equivalenti nel senso che danno luogo allo stesso modello matematico. È chiaro che a questo punto, per poter andare avanti, dobbiamo necessariamente approfondire la natura delle caratteristiche, perché è chiaro che sulle leggi di Kirchhoff, alle tensioni correnti, abbiamo detto una serie di cose e alla fine abbiamo a che fare con delle equazioni che sono lineari, omogenee, del tipo matrice perfetta uguale a zero, entrambi. Quindi la cui natura è ben chiara, ben precisa, anche già molto semplice da trattare quella. Per questo motivo la natura complessiva del modello matematico e quindi le sue proprietà, per esempio l'esistenza e l'unicità della soluzione del modello matematico complessivo, dipendono in maniera determinante dalle caratteristiche. A seconda della tipologia di caratteristica dei vari bipoli coinvolti, avremo dei modelli matematici molto diversi che vanno risolti, per esempio, con tecniche molto diverse. Troveremo sistemi di equazioni lineari, sistemi di equazioni non lineari, poi li vedremo ai corsi superiori, ai corsi di laurea magistrale, equazioni differenziali e così via. La natura del modello matematico dipende da cosa c'è dentro le caratteristiche. Quindi, il passo successivo, adesso cominciamo a dire qualcosa, ma poi ci fermiamo perché vedremo domani, è quello di specificare qualcosa sulla natura delle caratteristiche. Quindi quello che noi faremo è introdurre via via varie tipologie di bipoli in termini delle proprietà delle loro caratteristiche e vedremo quali conseguenze esse hanno sul modello matematico complessivo. D'accordo? La prima categoria di bipoli che considereremo, ripeto, comincio a dare qualche prima definizione oggi, poi ci sentiamo domani in dettaglio, sono i cosiddetti bipoli statici. Accendo qui. Statici, qualche volta li trovate come adinamici, alfa priori, no? Cioè senza dinamica, statici o adinamici. Io userò preferibilmente statico, è un po' più semplice, e non capo proprio. Allora, noi chiamiamo bipoli statici quelli per i quali la caratteristica è esprimibile da un legame algebrico tra tensione e corrente. Cioè il legame FIV uguale 0 è un legame algebrico fra i valori istantanei di tensione e di corrente.
non sono coinvolte operazioni tipo derivate temporali, integrali temporali e così. Questi sono. La conseguenza di questa cosa, di questa definizione, cioè che il legame fra tensione e corrente è un legame algebrico, la conseguenza è che questo legame FI V uguale 0 può essere rappresentato graficamente sul piano tensione corrente. Mettiamo per esempio un legame algebrico del tipo FI V uguale 0, voi sapete, può definire una curva del piano tensione corrente, piano in tempo. Questa sarà la curva FI V uguale 0. Okay. Allora, su questi divieti bipoli si possono dare delle definizioni che sono importanti. Diamo queste definizioni e poi ci fermiamo, poi domani faremo esempio. Allora, bipoli statici controllati in tensione e o in corrente, che cosa vuol dire? Bipolo statico controllato in corrente vuol dire che per ogni valore di corrente è ammesso un unico valore di tensione dalla caratteristica. Questo che ho disegnato, per esempio, è un bipolo con un po' di buona volontà controllato in corrente, perché qualunque sia il valore di corrente che ho scelto, adesso corrisponde un unico valore ammissibile di tensione. Vedete? A questo valore di corrente corrisponde questo valore di tensione, a questo valore di corrente quest'altro. Viceversa, questo stesso bipolo, vabbè, analogamente potrei definire bipoli controllati in tensione, ovviamente, se assegnato che sia qualsiasi valore di tensione, resta univocamente determinato il valore di corrente corrispondente. Ah, una cosa importante, quando io farò dei ragionamenti scambiando fra di loro il ruolo di tensione e di corrente, dirò che sto applicando la dualità. Ok, per me dualità significa scambiare i ruoli di tensione e di corrente, oltre a varie altre cose via via di via. Quindi, dualmente potrei dire che un bipolo controllato in tensione è quello per cui, assegnato che sia la tensione, rimane univocamente determinato il valore di corrente corrispondente. Quindi sono due concetti duali, controllabilità in tensione e corrente. Quello che ho disegnato alla lavagna è un bipolo controllato in corrente, per il motivo che dicevo, ma non è controllato in tensione, perché per esempio per questo valore di tensione corrispondono due possibili valori di corrente. Anche per questo valore di tensione corrispondono due possibili valori di corrente. Quindi quello che diciamo alla lavagna è un bipolo controllato in tensione ma non controllato in corrente. Scusate, ho detto giusto il contrario. Magari questa la cancelliamo nella registrazione, ve lo dico bene. Questo che ho diciamo alla lavagna è un bipolo controllato in corrente ma non controllato in tensione. Ok? Fa fede quest'ultima cosa. Vabbè, è chiaro, no? Questo ragionamento. Bene, e che cosa vuol dire tempo invarianti o tempo varianti? Beh, il nome lo suggerisce. Se questa curva rimane fissa nel tempo, cioè ogni istante rimane congelata, il bipolo si dice tempo invariante. Se questa curva istante per istante cambia, allora il bipolo si dice tempo variante. Abbastanza più. Quindi il legame rimane algebrico, tuttavia se cambia nel tempo il bipolo si dice tempo variante. L'ultima definizione che diamo prima di andarci è quella di passività, che è la più importante, che poi riprenderemo abbondantemente più avanti.
dipolo statico si dice passivo quando la potenza da esso assorbita è maggiore o uguale di 0. Passivo strettamente passivo, se oltre a rispettare questo vincolo l'uguaglianza della potenza a zero sia solo quando tensione e corrente sono entrambi in minimo. Okay. Questo vincolo si può interpretare in termini di caratteristica. Ah, un'altra cosa, scusate, dipolo attivo, dipolo statico attivo si definisce attivo quando non è passivo. Dicevo, questa definizione si può interpretare anche graficamente alla luce della caratteristica. Perché imporre questo limite, ricordando la definizione di potenza, significa che se io faccio la convenzione dell'utilizzatore, la caratteristica del dipolo in questione, per essere passivo, deve appartenere a primo e terzo quadrante. Perché dico questo? Perché in questo modo, se la caratteristica appartiene al primo e terzo quadrante, tensione e corrente hanno sempre lo stesso segno, e quindi il prodotto V per I è sempre maggiore o uguale di 0. Trovate? Poiché ho fatto la convenzione di utilizzatore, la potenza assorbita è esattamente più V per I e quindi risulta maggiore di 0 tutto l'ora. Quindi il polo statico passivo è quello per cui, fatta la convenzione di utilizzatore, la caratteristica appartiene al primo e terzo quadrante. Ok? Per esempio, quello che sta disegnato sopra, la lavagna di sopra, è un dipolo attivo, non è passivo, perché la caratteristica, vedete, passa anche per il secondo quadrante, immaginando di aver fatto la connessione utilizzatore. Ok? Tra l'altro, questo che ho disegnato qui la lavagna è anche strettamente passivo, perché passa dall'origine. Qui l'unico punto in cui si annulla la potenza è proprio l'origine, quindi tensione e corrente sono entrambi. Va bene.